Ehi la ciurma, io sono Mezzatesta e benvenuti in questo video di Shop e Keep, in questo nuovo episodio di Shop e Keep. È di nuovo passato un'eternità dall'ultimo, quindi non mi ricordo niente, ma mi ricordo che avevamo tipo sbloccato i rogue. Si è fatto inverno, quindi mi sa che sono cambiate anche le richieste delle pozioni nel mentre. L'ho già avuto qua che era inverno. Winter Season, sì. Avevo sistemato tutto, quindi non dovrebbero esserci problemi qua. Direi che possiamo anche aprire e vedere poi che cosa cavolo succede. Allora, vediamo. Quali potrebbero essere le pozioni invernali? Le Frost Resist? Probabilmente sì. Che missione abbiamo scelto? Forse la leggiamo anche da qua la missione. Abbiamo una missione in corso? Sì, vendere 7 bacchette. Può starci. Ma non capisco come faccio a selezionare però quella. Ah no, ce l'ho già, ok. C'era un periodo in cui cercavo di selezionarla ma non riuscivo. Grazie, arrivederci, è stato un piacere. Allora, obiettivi per oggi. Vediamo un po'. Allora, skill. Tolleranza ai prezzi, no. Il secondo portale già ce l'ho? No, non ce l'ho il secondo portale. Ma non mi interessa tantissimo. Questo già c'è, ma non si capisce bene che cosa uno abbia e che cosa no. Wait. Cominciamo bene. Sì, 70 anni per pulire un cadavere, è vero che lo pulisce con la. E stavo rubando una Frost Resist, tra l'altro. Allora, pappa è pero. No, Rich Customer si è ben detto di no. Potremmo sb. Wait. Perché sta correndo, signora? Infatti, non aveva pagato. Ok, mi ha dato un record stone. Speriamo che non mi derubino nel mente. Forse dovrei fare qualcosa contro i ladri, perché mi sa che stanno aumentando. Oh, ce l'hanno detto che questo Frost Resist. Oh, che skill abbiamo contro i ladri? Possiamo prendere vabbè, costa un sacco. Ah, beh, potrei sbloccare queste due. Vedere un po' se cambia qualcosa. Più che altro per essere più tranquillo. Ma basta! Sì, mi sa che sto tizio ha deciso per me. Toglieremo. Cioè, investiremo i nostri punti per evitare questi ladri, perché andiamo a perdere un bel po' del ricavato, se no. E quello là che scappa anche, mi sa che. Infatti. Non mi ha penalizzato, quindi vuol dire che. Il fatto che non riesco a vedere il negozio fin tanto che pulisco i cadaveri. Qualcuno che corre? No. Ma che schifo! Allora, una record stone. Via qua. Diciamo che investiamo subito allora. Abbiamo detto. Ci pensano due volte. Ok.
Dovremmo essere un attimo più tranquilli adesso. Allora, puliamo qua dove ci hanno rovinato tutto. Ok, mi sa che dobbiamo fare un ordine. Ovvio. Allora. 2, 1, 2, 3, di sicuro. Uno di questi, due di questi. Sì, stiamo vendendo tanto. Tanto le Frost Resist Potion. Mi sa che queste Fire Resist fino alla prossima estate non venderanno bene. Adesso c'è qualcosa da riparare nel mezzo. Ah no, ok. Tra l'altro nel frattempo stanno lavorando a Shopkeep 2. Ho avuto modo di provare il creatore del personaggio che potete trovare gratis su Steam. E tra l'altro vi dà la possibilità poi di, no? Di sbloccare un costume apposito quando avrete poi Shopkeep 2. E per ora non sembra niente male, sembra che abbiano fatto, cioè che stiano facendo proprio un bel lavoro per Shopkeep 2. Vediamo se sarà all'altezza del predecessore. Secondo me faranno che migliorare il tutto, perché questo è stato proprio un po' una prova, ecco, anche un tentativo. Hanno visto che ha funzionato e quindi dicono perché non rifarlo meglio. Allora, 1, 2, 3, cosa hanno preso? Una leather chest, quindi 1, 2. Dai, ne prendo di quelle perché tanto so che vendere. Ho anche la leather belt, è andata. Sta sparendo tutto in fretta, mi sa che dobbiamo. Ma nelle statistiche del giorno sarebbe interessante se si potesse leggere quanto ti hanno derubato. Perché non te ne accorgi alla fin fine quando ti derubano sul serio. Cioè quando le vedi scappare è un conto, ma certe volte non vedi proprio niente. No, non ci fossero poi degli avvisi così grandi. Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma non è già se sto vendendo guanti. Là nessuno ha comprato niente. Arrivo! Tra l'altro comunque adesso è sbloccato permanentemente la possibilità di saltare. Sei curiosa, chissà perché l'hanno aggiunto così. Cosa hanno finito là? C'era delle frecce forse c'erano? No, le frecce sono là. Cosa c'era là? Beh, frecce un po' sono da comprare. Ma visto che c'è anche un guanto, un throwing stone. Non riesco a stare dietro tutto quello che comprano. Le frecce sono qua.
Forse erano solo due le frecce. Boh, vabbè. Ho sentito un verso, non ho capito cosa fosse. Tipo un... No. Lo shuriken va qua. Ho finito anche le cinture. Ne ho preso una in più, mi sa. Vabbè, non male. Qua. No, vediamo se c'è qualcosa qua. Dei semi, ottimo. E vediamo se ho da ordinare qualcos'altro. Una. È a posto. Adesso se arriva questa tizia qua e comprerà tutto quello che non ho ordinato adesso. No, invece prende un fungo. Va bene. E una pozione della vita. Ottimo. Puliamo un attimo. Dov'è che era sporco? Avevo visto prima che era sporco. Ah, qua. Mi sembra che per ora il dissuasore sta funzionando. Un po' che non vedo ladri, quindi... vai così. E quanti punti siamo, tra l'altro? 48, ok. Che non è niente. Tanto che siamo appena saliti di livello. Cosa ha comprato? Uno shuriken. Allora. Uno scudo. Il primo che veniva nella giornata, tra l'altro, mi sa, eh. Bacchette invece neanche una. Missione peggiore di quella non potevamo scegliere. No, cosa ho comprato? Un paio di stivali. Un health potion adesso. E basta. Il resto mi sa che è tutta roba di quegli scaffali. Oh, ho quasi finito l'erba, tra l'altro. Ho delle fire resist potion che mi resteranno invendute. Di sicuro, fino alla prossima estate. Mentre invece in primavera venderemo bene i super growth, quelli verdi. Mi sa. Vanno ondate, mi sa. Niente poco di meno che un'armatura c'era là. Vabbè, ottimo. Uno. Due. E ha preso anche una cintura. Quindi ne devo prendere due. 17.000. Non sono andato a vedere la taverna quanto stanno facendo. Si stanno facendo. Tutti i tavoli pieni. Ottimo. Com'è? 1260, che non è granché, ma...
sono al massimo dei tavoli, quindi di più non posso comprarne, ma potrò poi magari investire negli upgrade, anche se pagano davvero poco gli upgrade per la taverna. È un'aggiunta che hanno fatto dopo, alla fine. Che all'inizio non c'era il discorso della taverna, hanno messo questa cosa della taverna. Guarda quanta roba mi stanno comprando là da quello scaffale. Vorrebbe un sombrero, ma non ce l'ho il sombrero io. I'm sorry. È ora di chiudere, sì. Questi stanno tutti scappando. No. Non mi ricordo se rovino anche io mettendo sulla roba. Comunque questi tavoli non sono ideali per mettere frecce, ok. Non mi ci trovo un granché. Mi sembrano tutti disordinati. Allora, di cosa ho bisogno? Allora, ho bisogno di 3 pozioni di vita. Una del freddo. E basta? Manca qualcos'altro? Allora, le cobblestone ci sono. Qua c'è tutto, qua c'è tutto, qua c'è tutto, qua c'è tutto. Quindi so che ci siamo, devo poi preparare le coltivazioni per domani. Allora. Pa, 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 pa. Ok, allora ho bisogno di... Quanti bit? 2, 4, 1, 5. Quindi 4, perché uno ce l'ho già. Ok. Poi 3, 6 e 2, 8 funghi. Ok. E 2, 4. 2, 6 e 3, 9. 9 weed. E 'scusa, devo leggere il tutorial per non vedere più quella roba là. Ah, ma... Vediamo un po'. Adesso non mi dice più, esatto. E ora non me lo dice più neanche sotto, guarda che per aumentare il prezzo. Ah! Ma dimmi te, a saperlo prima, a leggere. Se avessi letto... Saprei come funziona il discorso. Questo tra l'altro cos'è, sale? Boh. Mi sento più basso, è possibile. No, sono sempre stato così basso. Boh. Mi sembrava di essere tipo come nel terreno. Oh, andiamo a pensare anche questo e poi concludiamo la giornata, mi sa, eh.
con un discreto profitto, ma tanto fin tanto che non saremo di livello non è che guadagneremo tanto di più, perché dobbiamo sbloccare più che altro. Le altre abilità del nostro... Ah, guardiamo se si sono per caso rovinati... Eh sì. E ci serve sbloccare delle nuove abilità, come per esempio quella del campione. Che però costa tantissimo, se non ricordo male. Allora, qua invece quella del Grinder sono 150, comunque sono tanti, eh. E il Champion ha 400. È davvero tanto, tanto, tanto. Anche spostare i corpi. No, 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 cos'è questo? Ah, sì, possiamo venderli molto più cari persona a persona. Ma non ho voglia di andare a inseguire la gente faccia a faccia in realtà. E Shop AP 69%. Curiosità. No, non qua. Boh. Ah, qua divide, ok. Ma io vorrei vedere. No, è questo, ok. Floor dirt. Dove? Non è vero che è sporco il pavimento, che cosa dice? Perché dice floor dirt? No. Un punto K costa 10.000 e sono tantini, eh. Visto che io ne ho tipo 10.000. Secondo dovremmo continuare così. Il modo per fare più soldi forse sarebbe quello. Allora, o a 150 sono tanti. Perché invece no, quello dei barbari di 250 è un po' caro. 120, 120. Sì, mi sa che dovrò mettere gli oggetti nuovi. Per attirare un po' più di gente. Sì. Ci sta. Beh, detto questo, mi sa che per questa giornata, per questo episodio è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.